Eravamo arrangiati il primo tempo. Eravamo arrangiati perché con 18 punti di vantaggio era giusto che qualcuno recuperasse un po' di energie. E cioè non è che poi li metti in campo. Innanzitutto Alexandro, terzo difensore centrale, primo tempo, per la prima volta, tra l'altro non doveva neanche giocare, e invece poi dopo ho deciso di farlo giocare. Spinazzola sulla stessa corsia, Rugani comunque nei tre centrali, lavora peggio la palla e poi dopo, insomma, i due centrali centrocampo con Bernardeschi e Mezzala. Le difficoltà che ci potevano essere lo sapevo, quindi eravamo arrangiati, però ci siamo fatti i colpi per conto nostro. I cambi ce l'avevo, aspettavo un attimo per capire meglio, poi fortunatamente aspettato abbiamo pareggiato grazie a una giocata di Dybala. La Juventus nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché Milan ci ha dato una buona pressione, non trovavamo Mandzukic lì da boa davanti e quindi abbiamo sofferto un pochettino. Secondo tempo invece la squadra ha fatto una bella partita. Ma non è 3-5-2, sono questioni caratteristiche. Emre Can non è un difensore centrale, può diventare un difensore aggiunto e nello stesso tempo può fare il centrocampista, perché è dinamico, perché cresce in avanti. Poi se c'è bisogno si abbassa la costruzione, se non c'è bisogno sta davanti. Però poi gli altri sono gli stessi, cambia niente. Ronaldo sta meglio e quindi insomma ci sono buone possibilità di vedere l'Amsterdam, però bisogna aspettare che manca ancora domenica, lunedì, martedì, mercoledì, 4 giorni. Però insomma, visto che mancano 4 giorni, le possibilità di solito aumentano. Abbiamo giocato con una squadra che a tratti dà la sensazione di non sudare nemmeno, quando accelera ti può fare sempre male. Abbiamo giocato con una grande squadra, non meritavamo di perdere. E sicuramente ci rimane rammarico, un grandissimo rammarico, ma tante cose positive. E siccome fra una settimana ci giochiamo, mancano 7 partite, 2 di Coppa Italia, e dobbiamo riuscire a vincere a tutti i costi per avere la speranza di arrivare al nostro scudetto, che è la Champions League. Allora ripartiamo da tante cose buone che abbiamo fatto oggi e sicuramente possiamo dire ancora la nostra. Se è stato deciso, non lo so in che base hanno deciso a non dare rigore, ma non ne voglio proprio parlare, non ne voglio parlare perché non voglio andare alla ricerca di nessun alibi, perché oggi, ripeto, potevamo essere più bravi, ci può stare l'errore come sbaglio un giocatore, siamo stati ingenui, abbiamo fatto 2 errori che ci sono costati cari, e ripeto, Leo ha parlato e va bene così. Siamo stati bravi a palleggiare, era da un po' di tempo che a livello qualitativo non riuscivamo a essere così efficaci, così bravi. E come mai? Penso che in questo momento, è per questo che ho detto che ci deve rimanere tanto di questa partita, perché ancora siamo vivi e tante cose positive dobbiamo riportarle nelle prossime partite. La preoccupazione più grande è che vedevo una squadra con poco spirito, che alla prima difficoltà si fermava. Penso che oggi abbiamo battagliato, oggi abbiamo rincorso, conosciamo che tipo di giocatore è, che qualità ha, quelle che ci ha dato in tutti da quando indossa la maglia del Milan, e penso che è stato uno che ha aiutato a tirar fuori una prestazione a livello di squadra, ai suoi meriti, come ce l'hanno tutti gli altri. E penso che per noi, lo sapevate che per noi è un giocatore importante. Penso che la Juventus in tutti questi anni ci ha insegnato un qualcosa, quello di guardare sempre negli occhi gli avversari, di non fermarsi mai, di essere leali, e non vuol dire essere cattivi, però palla mezza e mezza non si ferma, non ci conosciamo, dopo la partita siamo tutti amici, ma quando si gioca a calcio bisogna, vale tutto. E penso che questo, per tantissimi anni la Juventus è stata maestra in questo, non è un caso che non molla mai, non è un caso che è una caratteristica che fa parte del loro DNA, e noi penso che possiamo imparare qualcosa da loro.